Ok, se il 5 marzo non c'è una maggioranza, cosa si fa? No, ma questa è fantasia. Il 5 marzo c'è una maggioranza di centrodestra, non vedo l'ora di prendere per mano 60 milioni di italiani e trasformare in fatti concreti quelli che purtroppo dall'opposizione sono solo proposte per il momento, quindi cominciando dalla legge Fornero, dal controllo dei confini, dalle espulsioni, dalla legittima difesa, dalla riforma della scuola, quindi più giro l'Italia più sono convinto che la gente abbia voglia di votare e di cambiare. Beh, però Berlusconi ha detto oggi che nel caso di nessuna maggioranza ci dovrebbe essere un governo ponte per altre elezioni. Non commento le ipotesi, commento la realtà dice che gli italiani il 4 marzo sceglieranno il centrodestra, all'interno del centrodestra io sono pronto a prendere per mano questo paese e finalmente a riportare un po' di ordine, un po' di lavoro, un po' di serenità, un po' di tranquillità e un po' di orgoglio in questo paese che il PD ha massacrato, precarizzato e fatto invadere da centinaia di migliaia di clandestini. Quindi sono già nell'ottica di quello che faremo dal 5 marzo, altre eventualità politiche non le prendo in considerazione. Domani ci sono delle due manifestazioni diciamo calde, a rischio, a Macerata e a Torino, dell'estrema destra. A chi parteciperà, che cosa vuole dire? La Lega scende sempre in piazza pacificamente. Leggo che alcuni partiti e associazioni di sinistra saranno in piazza a Roma sabato 24 febbraio. Alcuni partiti e associazioni che sono a favore di questa immigrazione, io raccolgo pacificamente e democraticamente la sfida, invitando gli italiani che invece vogliono più sicurezza e ritengono che prima vengano i diritti degli italiani, non a Roma ma a Milano, lo stesso sabato 24 febbraio nel pomeriggio in Piazza Duomo, sempre nel nome della pace, della non violenza. Io spero che domani non ci vanno di mezzo i cittadini, poliziotti e carabinieri, ognuno ha diritto di manifestare, però con le mani pulite e senza offendere e attaccare nessuno, quindi spero che a Macerata come a Torino sia una giornata tranquilla, anche perché domani è il giorno del ricordo e quindi bisogna onorare il ricordo di migliaia di italiani infoibati dai comunisti jugoslavi, quindi spero che non succeda niente di sgradevole in onore e in memoria di queste persone, di questi esuli, di questi italiani uccisi. Scusi Martina, un'ora fa il ministro Martina ha detto Casa Pound è con Salvini. Ma il ministro Martina dovrebbe occuparsi di agricoltura e di pesca, siamo qua in Liguria, dovrebbe difendere i pescatori italiani e gli agricoltori italiani invece di far politica, però del ministro Martina, di cui agricoltori e pescatori non hanno notizia, dal 5 marzo non ci sarà memoria. Parlava di proposte concrete, su Ventimiglia riguardo i problemi della città, la vostra proposta qual è? Fare quello che fanno i francesi, controllare i confini, accogliere chi va accolto, ma espellere le centinaia di migliaia di persone che non hanno diritto di stare né a Ventimiglia né in Italia. Quindi ridurre gli sbarchi, aumentare le espulsioni e mettere i sindaci in condizioni di fare i sindaci e nel paese federale che ho in testa cancellare la figura del prefetto e dare pieno potere ai sindaci anche nell'ordine pubblico. Qual è il suo giudizio su 3 anni di Ioculano? Come ha amministrato la situazione dei migranti? Chiedetelo ai cittadini. Io vengo a portare una soluzione a livello nazionale, non mi sembra che i cittadini, i commercianti e i turisti qua si sentano sicuri e si sentano tranquilli, non è solo colpa del comune evidentemente, però se il comune ha lo stesso colore politico di un governo che trasforma l'Italia in un campo profughi, evidentemente il problema è il PD, non sono i cittadini, non è Salvini e non sono gli immigrati regolari e per bene che sono i benvenuti, questo tengo a ribadirlo. Gli immigrati regolari e per bene hanno in casa mia, a casa loro. Il problema sono i clandestini che riempiono le galere. Stasera a Sanremo c'è anche una canzone che parla di immigrazione come altri di problemi della società in questo momento. A lei quale piace? Io adoro la musica e per me Sanremo è Luigi Tenco e Vasco Rossi, per me la musica italiana e Genova in particolare Fabrizio De André, però per me la musica non ha colori politici, è bella in quanto tale, punto. Ma quest'anno c'è una canzone che le piace di più? Non ve lo dico, se no porto sfortuna, perché se dico che a Salvini piace quel cantante, sicuramente quel cantante arriva ultimo e quindi lievito questa scarogna. Grazie.